Io dicevo prima lei, io sparo a zero su tutti. Se vedete il mio movie funnel sui commercialisti, sparo a zero sui commercialisti, ma proprio, come diciamo dalla mia parte, a randello. Se vado sul marketing, sparo a zero sulle web agency. Ma perché è la verità? Perché il 90%, non tutte, ma il 90% delle web agency non hanno margini perché ti fanno tanto lavoro i social, di questo e quell'altro, che richiede tempo. Tu vai là per avere più risultati, non ce li hai, tu butti soldi, loro buttano soldi, non hanno nemmeno il margine, è un lose-lose. Commercialisti, lose-lose, perché ti chiedono un po' meno, ti fanno pagare tutte le tasse, a volte anche con le sanzioni, perché o tu o loro comunque mandate in ritardo la roba, ed è un lose-lose anche questo. Ci devono essere, perché ci devono essere, è un lose-lose. Sparo a zero, loro sparano a zero su di me, bene. Mi fanno girare. Se uno parla male, un commercialista con l'altro, bene, sono contento. Però spara zero. Quando ho l'high ticket e posso pagare l'avvocato, ben venga, mi puoi denunciare. Vedi perché serve l'high ticket, ragazzi, non i low ticket? Perché molte vo diverse volte, 3-4 volte, fortunatamente non tante, ci sono stati dei clienti balordi che mi hanno detto: guarda, se tu non mi ridai i soldi indietro, perché non facevano un cavolo loro, ok? Perché ci metto l'anima e il cuore con i clienti, io ti faccio causa. Io ho detto: no, causa, attenzioni, causa, spese. Cioè, adesso ho un team, delego tutto esternamente. Fai causa, quando c'è bisogno mi presento, ti dico la mia e poi vediamo, senza problemi. Anzi, anch'io faccio causa alle persone. Prima non volevo perderci tempo, adesso qualcuno che me lo fa lo pago perché posso farlo e vado diretto. Però se tu non vai contro la legge e non ti consigli di andare, quindi informati, io sparo a zero, ma tanti sparano a zero sulla lobby che avete menzionato. Perché io, per dire, io ho avuto un problema, questo l'ho raccontato ogni tanto, io ho avuto un problema che era tipo un'ossessione compulsiva. Lì c'è scritto: l'ossessione è un dono, non è una malattia. Era il mio dono, gli psicologi pensavano che fosse una mia malattia, ok? Sapete come ho risolto? Ero adolescente e rompevo anche i coglioni, passavo il termine ai miei genitori, perché non ne potevano più, due così, no? Ero proprio pesante. Poi non vi dico le cose precise, no? Però ero pesante. Anch'io vivevo male, perché ero tutti i giorni lì a perdere un sacco di tempo a fare cose. Poi l'ho trasmutate sul business, sull'allenamento, eccetera, sulle cose buone, è cambiato. Ma come ho fatto a farlo? Andavo dagli psicologi: Giacomo, basta, non puoi, dai, basta, no, ancora così, dai. Questo è quello che mi diceva. Ho letto un libro, una pagina di Tony Robbins. Quanto vale quella pagina per me? Mi ha cambiato la vita. Quindi, questo è quando vi dico, è il risultato che conta, non è quello che diamo. E se io devo sparare a zero, vi aiuto io con i psicologi. Ditemelo che vi aiuto, ok? Perché mi hanno fatto perdere un sacco di tempo anche quelli lì. Comunque, il punto è questo, capito? Dovete, non avete paura, ripeto, se non sfida le leggi della gravità, fatelo. Se non va contro la legge che non vi arrestano, è quello sfida le leggi della gravità perché bisogna stare dentro, è sempre gravità, no? Fatelo, fatelo.